Pagina ti ricordi? Oh, trovali, là. Trova tu. Com'è andata a scuola oggi? Sei stato buono? Che è successo? Sono stato buono a Leon. No, oggi sono stato buono. Però oggi vedo il mercoledì assolutamente no. Perché? Eri agitato? C'è caldo. Solo per questo, Marco? Perché faceva caldo? Ero agitato. Ma perché? Prova a raccontarmelo un po'. E che cosa è successo? Episodi particolari? Certe cose, mi alzavo, ridevo. Vogliamo studiare Dante? No, non fare così, divertendoci però. Ti va? Allora, chi era sto Dante? Secondo me uno che a te potrebbe stare parecchio simpatico, perché ti racconto la sua storia. Einstein non mi sta simpatico. Einstein no? Ho scaricato un'applicazione che diceva di trovare la chiave del violino facendo X. La chiave di violino? No, una cosa strana, un numero che si imbanna così. Dopo sono andato a punto interrogativo, c'era scritto devi comporre X diviso Y. E ti faceva trovare cosa? Sto numero. E dopo io l'ho cancellato questa applicazione. L'ho portato solo e così. Beatrice, facciamo un po' l'analisi di questa del nome. Beatrice, secondo te? Beata. Beatrice perché si usa per il femminile. No. È colei che porta alla beatitudine. Lei è colei che porta alla felicità per Dante. Pensaci. Ci sta? Vuoi leggere che cosa dice Dante a un certo punto? Vuoi leggere come comincia il viaggio? Sì. Scopriamolo. Aspetta che prendiamo la Divina Commedia. Tu hai tutta la Divina Commedia? Sì, ora te la faccio. Ma è difficile imparare la memoria. No, vorresti farlo? Sì. Se vuoi puoi imparare l'inizio del viaggio. Vabbè, l'ha fatto Roberto Benigni, ma io non lo posso fare. Perché tu no? Se l'ha fatto qualcuno vuol dire che lo puoi fare pure tu e che anzi... Tu puoi fare cose nuove e cose più belle. Allora, questo è tutto il viaggio di Dante. Vedi? Questo è il suo viaggio. E lui è stato talmente bravo da descrivere tutte le cose che ha visto. Ora leggiamo come comincia il viaggio e poi ti faccio leggere di un amore straordinario che nessuno mai ha cantato così bene come l'ha cantato lui. Ti va? Noi abbiamo scritto d'amore, tu qui hai scritto d'amore. Vediamo lui cosa dice. Ci confrontiamo con lui. Le anime dannate. Chi sono le anime dannate? Quali sono? Sono quelle anime che hanno peccato talmente tanto che non possono più salvarsi. Le anime che sono all'inferno, nell'inferno, non hanno la possibilità di uscirne fuori. E io sono un'anima dannata? Secondo me no, tu ti senti un'anima dannata. Perché? Faccio tanti peccati. Quali sono i peccati che fai? Tantissimi. Secondo me non ne fai, Marco. Quando ti dico io che ti devi assolvere, Marco lì. Ora te li faccio vedere quali sono i peccati gravi. Guarda qui, guarda sto disegno. Prendiamolo. Me la prometti una cosa, Marco? Che questa cosa qui ti deve insegnare a non condannarti. Incontenti. Incontinenti, quelli che non riescono a contenere il proprio sentire,
quelli che esagerano con i sentimenti. Sì. Tu esageri con i sentimenti, ti senti un incontinente. Va bene, ci sta. E quindi vado in inferno. Tu non andrai all'inferno. Questa è una finzione della letteratura, Marco. L'inferno non è una condizione che cioè, tu non andrai all'inferno dopo la morte, capisci? Tu l'inferno, amore mio, è come se ce l'avessimo dentro. Cerchiamo di scacciarlo, eh? Perché tu devi essere felice, eh? La tua missione è la felicità, non l'inferno. I lussuriosi, sai chi sono? Quelli che esagerano con l'amore. Però... Ah, io no. Tu no, tu no. Però Dante li perdona. Gli Attimburgi, sì, però questo no. Quali sono gli Attimburgi? Non ci sono atti impuri. Non ti fidare di quelli che ti dicono che ci sono atti impuri. Quali colombe dal desio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vengono per l'aere dal voler portate. Dici, questi due vogliono proprio raccontarmela la loro storia. E in questo mondo buio, brutto, in questo vento terribile, loro sembrano delle colombe. Pensa che bella immagine. In un mondo brutto tu vedi due colombe bianche che però volano nel vento. Sono belle. È l'amore che le rende belle. Immaginatelo. Io ti parlo e tu lo immagini, va bene? Il film è questo. C'è questo tornado pieno di anime. Questi due si fermano e Francesca, bellissima, comincia a parlare con Dante. Lo stai vedendo il film? Eh? Sono bianche le anime. Sono bianche le anime. Allora... Vedo tutti che sbattono fra di loro, stanno spaccando tutte le braccia. Però questi due no. Lei si ferma e comincia a parlare. Che gli dice? Dice, l'amore dov'è che prende dimora? Nel cuore... gentile. Ma Paolo gli sta seguendo il braccio, cioè. Dici che gli seguono il braccio? Quindi le anime hanno un corpo secondo te? O sono solo luce? Hanno un corpo. Hanno un corpo. Costui piacersi forte che come vedi ancora non mi abbandona. Dice l'amore deve essere e sempre corrisposto, dice Francesca. L'amore ci ha fatti morire insieme in una sola morte. Infatti Francesca e Paolo come sono morti? Ti ricordi? Come? Sono stati uccisi da Giangiotto. Giangiotto. E sono morti insieme, ok? Ma li ha uccisi con la pistola? No, amore, con la spada li ha uccisi. Col pugnale, li ha pugnalati mentre stavano assieme. Quanti megapixel? Dante per me è un grande, cioè, veramente ha fatto un'opera che si può definire in un'opera tratta da Dio. E per me la donna è la cosa più bella del mondo, cioè senza donna nel mondo l'uomo secondo me è perso, è praticamente perso. Però dobbiamo distinguere anche certi tipi di donne. Purtroppo non sono tutti uguali. Fammi un esempio. Ad esempio, più che le un po'... insomma, come posso dire in termini... Le fuori casa. Sì. Abbiamo anche, che sono peggio delle fuori casa, quelle donne di cui... ti fanno trovare poi nei casini, ma poi nei casini seri, economici e tutt'altro. Comunque, andiamo a noi. E per me la donna è la cosa più bella che ci può essere nel mondo, no? La donna è preziosa, la donna, quando me la donna Gesù, Dio, la donna l'ha composta con palline di cristallo invisibili. E
La donna è bella, la donna è candida, è sensibile, è buona, dolce. Se può lei, se potesse la donna ti può aiutare in tutti i modi. La donna si cura di se stessa fisicamente, ma non internamente. Capisci? Ho fatto un regalo troppo prezioso. È troppo prezioso. Ma no, guarda. Questa immagine della tua fantasia, cioè, mi dispiace che lo prendo io. No, voglio che lo tenga tu. Non sono proprio il tipo che mi merita regali del genere. Questo qua secondo me vale più di miliardi e miliardi. Allora ascoltami. Mi stai regalando miliardi e miliardi. No. Semplicemente tu meriti di custodirlo se reputi questa sfera così importante. Eh? Marcoli. Ma perché? Perché sì. Mi fa male proprio il cuore. Non posso accettare. Come dire, mi capisci quando ti senti tutto affaticato? Sei emozionato? Troppo bello. Ma non è bello che tu sei emozionato? Eh? Sì? È bello però, come dire. Sei imbarazzato? Sì. No. Come fai a regalare una cosa? Io ho voluto dartelo, quindi vuol dire che va bene così. Non deve imbarazzarti. A te piaceva e io voglio che tu abbia una cosa che ti piace. Eh? Poi dici che ogni tanto ti manco. Allora, quando ti manco, che fai? Accendi la musichina. Fidati, questo regalo è la cosa più bella che abbia mai avuto. Ma lo terrò proprio come se fosse oro, ma oro al di fuori della norma. Proprio oro innaturale. Grazie. No, grazie a te. Mi sento proprio una cosa fatta.